oggi più che alla città la presentiamo la squadra alle istituzioni. Prossimamente la presenteremo alla città calcistica. Oggi è per noi una giornata importante perché da questa sede lanceremo la cosiddetta tregua sociale. Noi, come tutti sapete, il calcio unisce tutte le ideologie, tutte, diciamo così, i modi di pensare. Agrigento manca l'acqua, c'è l'immondizia, le strade sono piene di buchi, però fra 4 mesi saremo nell'occhio del mondo, per cui leviamo tutte le diatribe che ci sono e lanciamo uno slogan: amiamo Agrigento. E oggi, come diciamo responsabile dell'Agragas, lancio questo messaggio: facciamo una tregua, fra un anno si voterà, poi ognuno si determinerà per come crede, però da oggi deve partire una tregua sociale, dobbiamo essere tutti per Agrigento e da questa sede partirà la mia proposta di tregua sociale. Naturalmente si prosegue sul mercato per perfezionare questa squadra. Diciamo che già abbiamo fatto un buon mercato, però ancora dobbiamo vedere le prime battute, come risponderà la squadra, e poi vedremo se continuare con qualche altra cosa oppure siamo a posto così. Vedremo le prossime amichevoli, che cosa ci riserverà e quali saranno le valutazioni del mister. Beh, oggi è il momento in cui ci presentiamo alle istituzioni, perché insieme dobbiamo fare lo sport, il calcio che merita Agrigento. Successivamente la presenteremo poi la squadra ai tifosi, ai nostri agrigentini che ci seguono in tutte le trasferte e all'SNET. Dopodiché lanciamo alcune attività che anche attraverso lo sport vogliamo promuovere. Per esempio, noi abbiamo all'interno della squadra un calciatore che viene è un minore non accompagnato, è uno sfortunato dell'Africa che gioca, pratica il nostro calcio, e a parte che è un profilo interessante, comunque un'integrazione importante verso questi sfortunati. Poi attraverso il bando che dovrebbe uscire da questa sede comunale cercheremo di mettere il sintetico misto all'Esseneto per dare la possibilità ai giovani che fanno scuola calcio Agragas di calcare anche il suolo dell'Esseneto, che per loro è un sogno. L'Agragas oggi si presenta alle istituzioni, sarà un campionato di Serie D sicuramente entusiasmante, con ben 12 formazioni siciliane, anche se rimane il punto interrogativo su Siracusa, che potrebbe essere ripescato in C. Beh, questo si vedrà, noi saremmo eventualmente contenti perché acquisiremo un'altra società in Serie D e poi avremo in Serie C, avremo così non solo 3 società ma ne avremo 4, sarebbe quindi un bellissimo anche questo girone. Io sono contento di questo, e tant'è che il comitato regionale, Sandro, il comitato regionale, abbiamo pensato ad esempio di fare un torneo Under 19 solo relativamente alle squadre di Serie D. Voi sapete che le squadre di Serie D partecipavano a quello regionale, però senza graduatore, senza classifica. Questo non avverrà quest'anno, perché proprio per incentivare la partecipazione dei giovani, e quindi un aiuto che si può dare, visto che anche le società di Serie D dovranno, diciamo, utilizzare i giovani. L'Agragas è una società già temprata, già che ha fatto delle sue esperienze, oltretutto è una città che può aspirare, diciamo, e può ambire anche a categorie superiori. Io me lo auguro, visto che già un'esperienza in Serie D è stata fatta, e quindi si può ritornare, diciamo, a una categoria superiore che sarebbe all'altezza. I dirigenti hanno dimostrato una capacità sia tecnica, organizzativa, ma anche economica per poter affrontare questo, e quindi io sono qui oggi proprio per portare il saluto della federazione, della Federcalcio siciliana. È assolutamente necessario che oggi tutti gli agrigentini sportivi si riassumano dentro quest'unico slogan, perché l'unica possibilità che abbiamo di mantenere una società calcistica a questo livello è lottare per aumentare ancora di più questo brand. C'è la possibilità di farlo, una società che si sta spendendo molto e che ci auguriamo possa raggiungere il suo traguardo.